Ci può spiegare qual è l'importanza del 68 e cosa ne rimane ancora nella società di oggi? Beh, questa è una domanda molto che tocca una realtà, un giudizio molto delicato. Subito dopo il 68 i giudizi generali erano abbastanza negative e addirittura si cerca di legare il terrorismo al manifestazione degli studenti, eccetera. E se c'era una piccolissima parte che facevano così, la grande parte era un desiderio per la libertà. Se andiamo a guardare gli studenti del 1964 a Berkeley, in California, loro occupano il campus, è una nuova esperienza, e improvvisano le bandiere e altre cose. We want liberty. E io penso che quella cosa, insieme alla contestazione dell'autorità di ogni tipo, il partito politico, i genitori, il sistema scolastico, il sistema universitario, era molto forte. E come è stato detto questa mattina, non solo criticare, ma anche speffeggiare, un verbo difficile per me di dire, però. Avete il senso. E dunque questo è un grande movimento che mette in questione il modo in cui la società capitalistica è messa insieme. Certo, lei poi si è in questo convegno occupato soprattutto di famiglia. Ecco, nei rapporti familiari e personali, come avviene questo influsso di quell'epoca? Ma io penso che ci sono vari elementi che poi si raggiungono. Uno è la questione della libertà, della generazione che non ha visto la guerra, che non ha sofferto come la generazione precedente e che anche è una generazione, che non va alla guerra e anche comincia a godere del consumo moderno, di un sistema scolastico più esteso, più serio, e di una situazione, diciamo, socioculturale più ricca che negli anni 50. Negli anni 60 comincia a esplodere tutto. Questo porta a un conflitto fra generazione che noi non vediamo. Noi viviamo in gran parte, non voglio dire che le famiglie sono posti di grandissima, senza qualifica e felicità, no. Però c'è oggi un contratto tra le generazioni che assolutamente non era il caso negli anni 60, quando c'era un conflitto fra le due generazioni. La nuova generazione mette in dubbio tutti i valori, ma anche il modo di vestire, anche il modo da quando bisogna tornare, la notte, eccetera. E si muove abbastanza rapidamente a una situazione di conflitto fra le due generazioni, intorno al tavolo del cucina. Il padre che fa così e poi esce, poi rientra, poi grande tensione interna alla famiglia, che poi esploderanno nel 68. Quindi tra padri e figli, ma anche tra uomini e donne. Tra uomini e donne la cosa è complicata, è anche liberatoria sotto moltissimi aspetti. Prima di tutto, quando entriamo nel movimento del 68, troviamo nel 68 stesso un dominio maschile di un certo tipo, certamente non il pascià turco, ma ripeto, dominio sull'altro sesso che è dentro il movimento
il gender più debole, più pronto a non giocare immediatamente i ruoli di protagonisti. Ma intorno agli anni, fine anni 60 negli Stati Uniti e gli anni 70 nell'Europa, si vede che questo dislivello fra i due generi dentro il movimento non regge più. E come ha detto Cartosio questa mattina, professor Cartosio, arriviamo a una situazione prima in America, del movimento per la liberazione delle donne, il movimento femminista. E questo movimento comincerà a contestare proprio la centralità, la supremazia degli uomini. Ed è una tensione fortissima per tutti gli anni 70, fra queste due, dentro le case, dentro le famiglie, fuori. E